Ben ritrovati, gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV. 11 dicembre, una data intermedia tra il 10 e il 12 dicembre. E questa data l'ho scelta per rendere omaggio all'avvocato Peppino Prisco. Perché l'avvocato Peppino Prisco è nato il 10 dicembre del 1921, quindi ieri, e sarebbe morto nella giornata di domani, il 12 dicembre del 2001, due giorni dopo aver compiuto 80 anni. E quindi ho scelto questa data intermedia per onorare un uomo straordinario che ho avuto la fortuna di conoscere. Tra le mie cose più care c'è questo suo regalo, un fotomontaggio con una formazione storica dell'Inter, dove vedete ci sono 11 Prisco, l'aveva fatto fare lui, una delle cose più divertenti che abbia mai visto, e anche la mascotte, il bambino, è un piccolo avvocato Prisco. Quando vedevo questa foto nel suo studio, cioè, ho cominciato a chiedergliela ininterrottamente finché ad un certo punto me l'ha omaggiata con dedica. Ecco l'Inter più forte di sempre, perché Peppino Prisco è stato così ed è stato sempre un uomo molto spiritoso, oltre che molto colto. Posso dire un mio modello in tutto, un mio modello quando ho deciso di studiare giurisprudenza, di laurearmi in giurisprudenza all'università, già lo frequentavo, poi non ho esercitato la professione, un mio modello anche quando ho iniziato a fare il giornalista, nel senso che ho cercato proprio di apprendere da lui, di abbeverarmi dalla sua saggezza ma anche dal suo senso dell'umorismo, perché Prisco in fondo piaceva a tutti, anche ai rivali. Da Prisco ho preso l'interismo militante, sì, assolutamente, soprattutto da Prisco. E come lui, la rivalità io l'ho sempre sentita più con il Milan che con la Juventus. Ed è per questo che adesso tra poco, nell'onorarlo, vi faccio vedere una sorta di putpurri di videomontaggio di tutto quello che ho trovato nel mio archivio. Ogni tanto vi mostravo qualche brano mio con l'avvocato Prisco. Adesso ho cercato di mettere insieme tutto, di fare un grande contributo che credo piacerà moltissimo sia a chi ha conosciuto l'avvocato Prisco, sia a chi non l'ha conosciuto ma ne ha sentito parlare. Persona straordinaria, uomo incredibile, ripeto, mio modello anche in altre cose al di fuori della giurisprudenza e al di fuori dell'Inter. Perché da lui io ho appreso, mi sono forgiato come interista militante, come vi ho detto, ma anche la sua esperienza nell'esercito, che mi raccontava sempre, la disperata ritirata da sottotenente degli Alpini in Russia nel 1941. Beh, anche lì mi aveva colpito e anche lì a un certo punto avevo deciso di rendermi utile in età già avanzata, devo dire, al mio paese in qualche modo, ed avendo delle doti, così mi dicono, discrete di comunicazione, avevo fatto domanda per diventare ufficiale riservista dell'esercito italiano, domanda accolta, e a lungo ho fatto molti richiami come maggiore dell'esercito italiano, anche recentissimi. Quindi insomma, in fondo anche questo me l'ha ispirato Peppino Prisco, come mi ha ispirato gli studi in legge, come mi ha ispirato, torno a dire, la passione per l'Inter, e lo sfottò. Perché Peppino aveva degli sfottò incredibili, che apprezzavano, devo dire, gli stessi cugini rossoneri, ai quali un po' è sempre mancata, devo dire, così mi hanno sempre detto, una figura così spiritosa, così colta, e molto spesso era lui, ovviamente, l'oggetto degli strali simpatici, anche delle battute rossonere. Lui era contentissimo che se il Milan, quando non era contento se il Milan, quando il Milan vinceva lo scudetto, però poi un po' si viava del fatto che veniva preso lui come bersaglio, gli suonavano sotto casa o sotto lo studio. E insomma, l'avvocato Prisco è stato veramente una persona fantastica. Sono un po' emozionato sempre a parlarne, e siccome appunto domani, ieri ricorreva il 101esimo anniversario della sua nascita e domani ricorre appunto il 101esimo anniversario, non il 101esimo, scusate, perché se n'è andato nel 2001. Quindi diciamo il 21esimo anniversario della sua scomparsa, e beh, ho voluto ricordarlo con questo gigantesco video dal mio archivio con tutto quello che ho trovato, le battute più simpatiche, più spiritose.
e alcune, ve lo confesso, molto spesso facevo io un po' da spalla, no? Facevo io l'uomo assist in questo caso per fargli fare gol. E quindi da me, da Gianluca Rossi TV, come mi chiamo su YouTube, ecco il mio deferente, appassionato ricordo dell'avvocato Prisco. Volevo un momento di raccoglimento tutti in piedi per una cosa delicata che sto per dirvi. È molto semplice, dato che siamo tutti in piedi, chi non salta fino a lì. Perché so che i discorsi sono il lato negativo dei pranzi fra amici. I tifosi interisti dicono che la rivale più temuta rimane il Milan. Sì, ho sentito quelle voci che lei raccoglieva, ma mi davano in giro lei e tutti gli altri. La rivale più temuta è senz'altro la Cremonese. Senta, avvocato, ma sul Milan che cosa mi dice? Non seguo molto il calcio minore. Io avevo mal di schiena, ma negli spogliatoi hanno cominciato a dire chi non salta è milanista, allora per 10 minuti ho saltato così, mi è passato il mal di schiena. Allora, avvocato Prisco, inizio con una domanda un po' diversa con lei. Il Milan sta perdendo 2-0 a Napoli. Sì, io così, speravo che il Milan perdesse e che il Napoli pareggiasse, questo sarebbe stato il mio pieno gradimento, ma sapevo in partenza che sarei rimasto deluso. Vieni qui, Valentino, fa più paura probabilmente il Napoli, però la rivalità maggiore è con il Milan e quindi così. Io poi sono contento di essere venuto a Tele Lombardia perché era già 50 minuti circa che non venivo a parlare da voi, quindi, e mi auguro che anche oggi la giornata sia trionfale, non solo a San Siro. Avvocato, è tanto che non parliamo del Milan, il Milan sta vincendo ad Ascoli e comincia insomma ad avvicinarsi. Beh, ad avvicinarsi all'Atalanta, ecco, non a noi, noi siamo lontani. Comunque il Milan non lo seguo più, non mi interessa, non fa notizia nel mio intimo. Torneranno! Torneranno! Torneranno in Serie B! Torneranno! Torneranno! Torneranno in Serie B! Siamo i campioni, i soli campioni, i più forti d'Italia. Abbiamo dominato il campionato, le squadre italiane hanno dominato in Europa, ma noi abbiamo dominato le squadre italiane nel nostro campionato, che è il più bello, il più duro, ma il più importante del mondo. Vicepresidente dell'Inter, l'avvocato Prisco, l'ultima coppa se la ricorda bene? L'ultima coppa fu a Buenos Aires nel settembre del 65. Allora era un periodo bello perché vincevamo più frequentemente. Questa è più bella perché l'abbiamo attesa per tanti anni, purtroppo. Come l'ha vissuta questa serata, avvocato? Così, vicino a mia figlia, un ambiente tranquillo. Avevo diffidato il presidente Matarrese dicendogli comportati bene, se no ti faccio un esposto alla disciplinare. Poi alla fine, vabbè, ci sono state manifestazioni di non simpatizzanti, ma è molto meglio quando ti danno del ladro e vinci qualcosa che quando ti dicono come hai giocato bene non vinci niente. Grazie a tutti, al presidente, all'allenatore, al pubblico, ai giocatori, direi in particolare a Zenga, sì, che nel primo quarto d'ora ha fatto 5 interventi, li ho contati. Se l'è vista brutta nel primo quarto d'ora, sì. Secondo tempo? Sì, erano scatenati, era logico, dove loro non avevano niente da perdere stasera, quindi giocavano così. E insomma, bella partita, bel pubblico, così. Insomma. Facciamo un appello agli interisti che hanno visto molte volte in questi ultimi tempi andare a festeggiare per le strade altri tifosi.
Andate, moltiplicatevi, cosa dice avvocato? No, restate quello che siete tanti, tanti e tutti buoni. Di solito sono pochi ma buoni, invece noi siamo tanti ma buoni. Caro Peppino, sempre con noi. Un bacio, visto che sei lassù. Viva l'Inter e viva Peppino Prisco. Ciao a tutti.